tranquillamente fare anche certificazione, servizi innovativi. Voglio ricordare anche il trasporto per le persone indigenti, ci hanno inserito da poco, quindi tutto un potenziamento che consentivano di dire tipico delle realtà settentrionali. Questo ci viene riconosciuto a livello provinciale, ma l'amministrazione Salvioli non si accontenta certamente a questo, e di fatto voglio ringraziare tantissimo per quello che sarà il convegno del 24. Voglio salutare i rappresentanti, vedo Michele, Francesca dell'associazione Amanix, perché oltre la Croce Rossa andremo a potenziare anche un altro servizio, nascerà a Bellizzi un nuovo sportello dedicato agli invalidi civili, alla disabilità, fornendo tutte le certificazioni, fornendo tutte le consulenze, e quindi andiamo bene a comprendere come capiamo l'importanza del lavoro sinergico tra chi è deputato a questo, perché le cose, come diceva il signor Del Mastro, le